A gennaio 2023, c'è posta per te. Tra i programmi più amati dai telespettatori, tornerà in onda con una novità. Il People Show di Canale 5 ha assoldato un nuovo postino. La new entry è stata presentata in queste ore su Witty TV. Si tratta di Giovanni Vescovo, 29 anni, da Treviso. Il giovane non è proprio uno sconosciuto. Giovanni Vescovo, foto da Vi, ha partecipato a Uomini e Donne. Nella stagione 2016-2017, ha partecipato a Uomini e Donne, come corteggiatore di Sonia Lorenzini. Adesso lo attende un nuovo compito: girare in lungo e in largo l'Italia per consegnare agli ospiti la celeberrima busta contenente l'invito a presentarsi negli studi Helios di Roma per scoprire chi li ha mandati a chiamare. Giovanni Vescovo, foto da Vi. I postini di Maria De Filippi svelano i retroscena di C'è posta per te. Fare il postino per il programma C'è posta per te è tutto fuorché una passeggiata di salute. A raccontarlo anni fa in un'intervista a TV Sorrisi e Canzoni, sono stati alcuni portalettere in forza al programma. I postini devono essere reperibili dai 6 agli 8 mesi all'anno e sempre pronti a partire con la valigia sotto il letto. Giovanni Vescovo, foto da Vi. C'è chi non prende bene l'invito in trasmissione. Capita spesso che un membro della redazione debba salire a casa a telecamere spente per spiegare le motivazioni della visita. Altrettanto spesso la gente non accetta l'invito e in quel caso la storia non può andare in onda.